Buonasera a tutti carissimi amici, ecco dopo l'anteprima c'è la prima serata, oggi ci sarà appunto il prete per dare la benedizione, tutte le autorità e ci sarà il taglio non del nastro ma della corda. Come potete vedere, permesso? Io mi metto qua. Ecco, qua. Sì, grazie. Ecco, da qui possiamo vedere bene. Buonasera a tutti. Ciao! Che piacere vederti. Avanti, dai. Un grande piacere. Ecco. Bellissimi vestiti d'epoca, come possiamo notare, bellissime immagini. Ecco, ci sono già tante persone fuori che sono venuti e ci fa molto piacere, sarà un evento che resterà appunto nelle nostre memorie. Ma il sindaco non c'è? Eh? Ecco Jason! Jason, ti affido a Giuseppe. Giuseppe, nipote. Facciamo un'inquadratura per tutti quanti. Qua c'è il sindaco. Naturalmente sono state invitate tutte le autorità, c'è il sindaco. Dietro abbiamo anche Antonino, vice sindaco. L'ex sindaco, volevo dire. Quando dite voi? La cassa non c'è. Sì. La cassa c'è, però il pendino non ce l'abbiamo. Non abbiamo neanche il microfono. No, il microfono c'è. Mi sembrava male la palla del regalo. Ok, dai. Diamo inizio. Sì. Noi siamo inesperti, quindi non sappiamo. Il nostro primo. Non pensavo di trovare Gesù Bambino con un soldato romano. Quei tempi c'erano. Noi proteggiamo. prego. Ma che bello che. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo. O Dio, la tua parola santifica tutte le cose e fondi la tua benedizione su questo presepe vivente. Concedi a quelli che se ne serviranno con rendimento di grazie, secondo la tua legge e la tua volontà, di ottenere per mezzo dell'invocazione del tuo nome santissimo la salute del corpo e la protezione dell'anima. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benedico voi, tutti presenti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Viva Gesù Bambino! Viva Gesù Bambino! Grazie! Grazie! Grazie a tutti per essere qui con noi. Grazie. Grazie alle massime autorità che sono presenti, al nostro sindaco, al nostro padre Rosario, a tutti. E ci auguriamo che tutto comunque vada bene, anche perché comunque siamo inesperienti, si può dire, però siamo contenti di esserci riusciti. Dopo tanti sacrifici siamo contenti di essere qui. Prego, allora facciamo entrare le massime. L'emozione è tantissima, tantissima. Beh, è una cosa molto bella, proprio perché c'è l'emozione. Allora, stanno arrivando anche gli zambognari. Bene, sì. Bello. Dove sono dentro? Sì, stanno arrivando. Okay. Allora, noi intanto volevamo ringraziare il nostro team che è stato con noi 2 mesi, 3 mesi intensi,
Sono contenta che alla fine tutto sia andato bene, no? Almeno speriamo. Facciamo un applauso. Un applauso a chi ha messo il suo impegno di lato da parte per dare spazio al presepe, perché sappiamo benissimo che con gli impegni lavorativi che ci sono, comunque le ore libere le hanno dedicate tutte qua, e devo dire solo grazie per questo. Grazie al sindaco e all'amministrazione per averci concesso la villa, perché è una location bellissima, piena di verde, piena di alberi, e siamo veramente contenti di averlo fatto qui. Grazie alle autorità, grazie al mio presidente, dottor Accurso, che non è stante, infatti la convalescenza è qui con noi. Bentornato. Grazie. E a tanti auguri. Dentro troverete anche Zi Peppe. Ecco, Zi Peppe. Sì, possiamo far entrare. Il nostro canestraio. Bravissimo. Signori, buonasera. Piano, buonasera. Scusate, intanto ci scusiamo anticipatamente se troverete mancanze o anche tipo nelle noi abbiamo cercato di ringraziare il più possibile, no? Però mi auguro di non aver sbagliato, mi auguro di non aver dimenticato nulla, insomma, mal che vada, giustificateci. Ok, se noi prendiamo posto, quindi 2 secondi e possiamo entrare. Okay. Andiamo. Allora, a questo punto è giusto dare la parola al nostro sindaco. Buonasera, signor sindaco. Appunto, cosa ne pensa di questa iniziativa? Sicuramente bene. Che ne posso pensare? È un'iniziativa lodevole che mi obbliga in qualche modo piacevolmente di ringraziare tutti quelli che si sono adoperati, sono tanti, noi abbiamo fatto la nostra parte come amministrazione, tanti soggetti si sono messi in campo, e tra tutti ovviamente il mio ringraziamento va al dottor Accurso in qualità di presidente dell'associazione, che si è fatta carico degli aspetti organizzativi, anche della responsabilità di molte cose, perché poi l'organizzazione passa attraverso assunzioni di responsabilità. Sicuramente. Voglio ringraziare una persona che vorrei qui in prima linea. Filippo, ti vorrei un po' più in prima linea. Ecco, io ho assistito, come dire, abbiamo il nostro soldato, il nostro guerriero. Perfetto. Io ho assistito a quella che è la, come dire, la fecondazione di questo evento. Ho seguito anche tutta la gestazione. Non ti preoccupare, Filippo. Sto dicendo per fare capire da dove è nato questo evento. Un giorno, era subito dopo l'estate, se non ricordo male, Filippo è venuto a trovarmi sopra, nella mia stanza, e mi ha esposto la sua idea. E mi ha detto: che ne pensa? Posso andare avanti? Certo che puoi andare avanti. Vai avanti. E questo è il risultato di quell'incoraggiamento che poi ha coinvolto tante altre persone. Io ho visto che, diciamo, non è stato difficile coinvolgere tanti altri soggetti, si è creato il giusto entusiasmo, e alla fine, insomma, i risultati saranno, credo, ora sotto gli occhi di tutti. Quindi l'evento è stato un evento significativo, io penso che la città risponderà, ne sono certo. Mi auguro che vengano anche persone di fuori. Sì, sicuramente. E questo io me lo auguro, in modo tale che Santa Caterina possa vivere, pur in mezzo ai suoi tanti problemi, un anno un po' diverso di quello che sono stati i soliti anni, anche attraverso questa realizzazione del presepe vivente. Io mi auguro che sia un presepe fatto non contro qualcuno, ma pro qualcuno, anche perché se è pro qualcuno, se è a favore della collettività, dell'armonia cittadina, ha un senso, altrimenti, lasciatemi dire, non avrebbe senso se questo presepe fosse nato contro qualcuno. Va bene? Certo. Io sono certo che lo sapremo vivere come un presepe, diciamo, che unisce la città e non la divide. E questo è il mio augurio. Un applauso a questi ragazzi che davvero questo credo che sia meritato. A questo punto Filippo credo che ha voglia di dire qualcosa.
sei emozionato, non ti preoccupare. L'abbiamo capito. Dai, no, è vero, diciamo che è partita da me questa idea. Però da soli non si arriva da nessuna parte. Io ho buttato la scintilla e quando trovi delle persone così, 2 mesi sotto la pioggia, con tanti sacrifici, devo dire veramente grazie. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato anche di fuori, dall'esterno. Vero, la vita è come un pianoforte. Se riesci a premere i tasti giusti, esce fuori una bella melodia. E il risultato è questo qua. E tutti, grazie, grazie, grazie a tutti. Ma che carino che sei, grazie a te, grazie. Bene. Bellissime emozioni. Qualsiasi altra parola a questo punto sarebbe superflua. Concordo pienamente. Dobbiamo passare ai dati di fatto. Diamo inizio appunto alle danze, come si dice. Prego, accomodatevi. Allora, vuoi dire qualcosa? No, no, assolutamente. Ma intanto io ti faccio gli auguri. Perché vedi come sono, con le stampelle, sono qui per... Non ce lo diciamo, dai, va bene. Vabbè. Okay. Sono allora, contento comunque che sia arrivata a questa conclusione. Sì, bellissimo, bellissimo. Devo dire, io sono onorata, veramente è una cosa molto bella. Andiamo, dai. Vuoi dire qualcosa? No, abbiamo già detto tutto, ci fa piacere, tutto. Benissimo. Andiamo. Allora, entriamo. Antonino, ciao. Buonasera a te, carissimo. Ciao. Buonasera, come stai? Oh, mi fa piacere. Sono l'avvocato Milano. Grazie per essere venuto. Sì. Antonino. Ma io in virtù di cittadino particolare speciale. Cittadino speciale. Io sono un cittadino cateriniese ricoperto. E me ne vando. Il ruolo quello è passato. Però il mio impegno civico continua supportando manifestazioni di questo rilievo che non vanno altro che a valorare la tradizione cristiana e quella del presepe, che è l'identità stessa del Natale. Certo, è il vero simbolo. Quello, è il vero simbolo Natale. Io in molti posti mi soffermo proprio a centrare la natività sul presepe. Hai ragione. Al di là di tutte le luci dell'albero di Natale che ci sta, ma il fondamento è quello. Però la cosa che a me commuove di questa manifestazione è l'affiatamento dei ragazzi e l'impegno che hanno profuso da soli. Io direi che hanno dato una bella lezione. Hanno dato una bella lezione. Non c'è dubbio. E questa lezione serve per il futuro. Nostra, Che serve per il futuro per tutti. Appunto. Quindi auguri a questi ragazzi e auguri alla mia città che è sempre nel mio cuore, ovvio. Certo, e grazie certo. a te Caterina per questi servizi che fai. No, che sono assolutamente da almanacco, va bene? Almanacco del giorno dopo. Grazie Tante mille. Cose belle grazie, a tutti. Grazie anche a te per essere venuta, ci fa molto piacere. Naturalmente tu sei di un'altra cittadina, sì, però ormai sei diventata caterinese anche tu. Devo dire che apprezzo proprio la collaborazione che c'è stata in questo presepe, proprio l'affiatamento, come diceva il sindaco. Certo. È una bella cosa che si realizza, come dicevo prima, per la comunità. Quando c'è questa volontà da parte dei giovani di portare avanti per il sociale, secondo me bisogna, diciamo, è un valore aggiunto proprio. Si parte da qui. Si parte da qui, poi si può fare tutto io il resto. Io faccio i miei complimenti veramente, di cuore proprio. Grazie per essere venuti, carissimo. L'iniziativa lodevole. Vero. L'iniziativa lodevole, i ragazzi si sono impegnati, so che avrebbero voluto farlo nel centro storico, sì. Però non ci sono arrivati. Mi auguro che vanno venturo, la location chissà, ma io direi che questo è un trampolino di lancio che darà vita sicuramente a tanti altri presepi. Speriamo. A venire, io speriamo. Penso di sì. Speriamo. Perché sai, tutto un'emulazione, se una cosa va bene poi tutto il resto, no? Vabbè, comunque viene a seguire. Già perfetto. Allora aspettiamo l'apertura, naturalmente vediamo. Vediamo se si può entrare, ancora no? Ancora non si può. Ciao. Buonasera, vuoi salutare Fabio? Caterina. Ciao carissimo. Bellissimo. Benvenuto. Benvenuto a tutti. È una cosa molto bella. Stiamo aspettando. Sì.
l'altra, quella sembra quella di Ecco, stiamo aspettando che ultimi ritocchi, credo. Ciao carissimo, come stai? Ah, tutto bene? Tutto bene. Sei contento? Parliamo appunto a un cittadino catarinese, sei contento di questa? È una cosa nuova per noi. È una cosa nuova? E sei rimasto particolarmente colpito? Sì. Che siamo, ti piace? Siamo andati fuori a vedere altri presepi. Oggi ce l'abbiamo in casa. Oggi ce l'abbiamo a casa. Bello. Bello, anche noi potremmo far parte appunto di tutti gli altri paesi che hanno realizzato e per chi ha collaborato. Sì. Abbiamo ascoltato appunto che sono stati in tanti, è la loro prima esperienza, però devo dire che è ben riuscita, nonostante voglio dire che sia la prima. Tua moglie? Va bene, salutamela. Sono i zampognari. I zampognari, datemi, dove sono i zampognari? Zampognari, prego, qua sotto tiro, io vi seguo. Possiamo iniziare, dai, che diamo un piccolo. Ah no? No, dico, siamo. Sì, io vi seguo. Fatemi passare. Però io entro. Cioè, dobbiamo seguire zampognare. Io mi metto da qui. Posso? Ci siamo, zampognare. Sono troppo. Buonasera a tutte, complimenti perché avete realizzato una cosa ai nostri tempi, ma che richiama l'antico. Siete state veramente molto ma molto brave, so che vi siete impegnati molto e questo appunto è un lavoro. Questo è, che lavoro è quello che sta? Questo è il telaio. Questo è il telaio, sì. Che si usava un tempo, sì. Tantissimo, vero? Sì, sì. E una volta i tessuti venivano preparati in questo modo. Vogliamo ricordare il nome per le nostre. Analia. Ah, benissimo, io lo so, però lo chiedo per. Sì, certo. Ciao, e tu chi sei? Alicea. Ma quanto sei bella, amore, stai aiutando? Ma ti piace? Oh, che tenerezza. Invece tu? Ciao, ci conosciamo, lo so. E qui vediamo anche dei ricami molto antichi, una stiratrice, giustamente perché i tessuti vanno inamidati come si usava una volta. E poi venivano. Buonasera. Buonasera. Come va? Tutto a posto. Oggi il ruolo è diverso da quello solito, no? Sì. Vogliamo vedere questo ricamo? Sì. Come potete vedere è un lavoro molto fine e anche di precisione. Una volta quasi tutte le donne caterinesi lavoravano con, come viene chiamato, che non mi ricordo. Punto antico. Punto antico. Quello è il punto antico. Io non l'ho fatto perché non sono capace, però molte delle mie amiche sono state bravissime, hanno realizzato grandissimi ricami. Complimenti al vostro stand. Grazie. Buon proseguimento. Arrivederci. Andiamo avanti, così andiamo a vedere anche gli altri stand. Seguitemi, facciamo. Ah, qui c'è la mia passione. Buonasera. Buonasera. Lo so. Buonasera. Ma la mia passione, io l'ho già intervistato. Sì, io ce l'abbiamo conservata. Ma anch'io. Io l'ho conservato il video. Anch'io ce l'ho. Bellissimo, perché appunto abbiamo avuto questo. Rimarrà. Resterà nella storia. Sì. Vogliamo dire qualcosa di papà? È un grande lavoratore, lo è stato
da giovane, lo continuo ad intanto essere ricordiamo adesso. Il cognome di papà, nome e cognome di papà. Fulco Giuseppe, no, papà si chiama. No, ah, no, io me lo dico. Come la... ah, okay, no, okay. Non è molto... ah, ok. Fulco. Però intervista lui, intervista lui. No, lo facciamo parlare a lui, però è una piccola anteprima. Le figlie che raccontano il proprio padre. È una cosa molto bella. È un grande lavoratore, lo è sempre stato, come dicevo, lo continua ad essere tuttora, perché dovrebbe riposarsi. E invece lui lo fa. Lo fa. Ma lui è iniziato da piccolo? Sì, da piccolissimo. Da piccolissimo. Sì, sempre me lo racconta. Allora adesso andiamo da lui, ce lo facciamo raccontare. Vai, vai, dai. Caterina, vai. Buonasera, questo appunto allo stand dove si lavora nei cesti. Come buonasera, sta? Signora. Come sta? Tutto bene? Quante ne facciamo signora, oggi? Signora, tutto bene. E lo stiamo facendo ringiovanire per 10 anni. Se sì, per... ma io lo conosco. Lui si ricorda, è vero che abbiamo parlato una volta sotto casa sua, mi ha fatto vedere le sue opere. Mentre tu vuoi davvero. Molto bravo. Signor Fulco, cosa sta facendo? Iniziare il panadiere. Oh, da quanti anni lei lo fa? Circa 75 anni. 75. Vogliamo ricordare la sua età ai nostri amici che ci seguono? Quanti anni ha? 84 e mezzo. 84. Ah, beh, qui abbiamo un po' una piccola cronostoria. Guardate che belli che sono, eh. E sono tutti fatti a mano dal signor Fulco. Che questa andrebbe tramandata ai giovani, che peccato. Ecco, qui vediamo un po' la sua storia. Ci sono delle foto che ci ricordano, ecco, il suo inizio, credo, tutto il suo percorso lavorativo per quanto riguarda quest'opera d'arte. Complimenti veramente tantissimi. Grazie. Veramente. Adesso questo lo finisce, lo finirà entro stasera. Penso di sì. Comunque io un giorno verrò a casa sua e voglio imparare per farne uno piccolo. Voglio imparare. Ce l'ho. Va bene? Ce l'hai pronta per fare quello piccolo? Oh, ovvio. Sì. Un giorno vengo così lo facciamo insieme. Ma abbiamo qui un grande artista pure del legno. Andiamo avanti, andiamolo a conoscere. Ciao, buonasera, Filippo. Buonasera a te. Insomma, anche oggi lavori allora. Sì. Ti tocca. E tu stai facendo uno dei lavori più antichi. Più antichi. Più antichi, appunto, no? Bellissimo il falegname. Esatto. E cosa stai realizzando qui? Qual è quello che stai... Sto cercando di fare un bastone arrotondato, tutto lavorato con questo antico attrezzo. Bravo! E che, come si chiama? Questo Ucchianuzzo in siciliano. Ucchianuzzo, e serve per levigare. In italiano la pialla. Ah, per serve per levigare, ottimo lavoro. Ma vedo che hai anche due aiutanti qua. Sì, sì, uno è mio figlio. Oh, diciamo un po' il tuo nome, la piccolo. Generazione. La generazione. Che chiama? Imparerà, che gli trama. Come, come? Giovanni. Ma amore, che carino che sei tu. Jason. Jason, ma che bei nomi, state facendo un grande lavoro. Bravi. E insomma, Filippo, allora, veramente, questo è uno dei mestieri più antichi. Lo riportiamo in auge perché senza la lavorazione di voi artigiani, alcune cose sono impossibili realizzarle. Onore al merito. Grazie sempre, grazie, grazie e buon proseguimento Filippo, ci vediamo, ciao, grazie. Allora signor Fulco, noi ci vedremo fuori. Grazie. Faremo sicuramente un piccolo intervento dove lei mi farà vedere come si fa e io dovrò imparare. Perché lei è un artista, ecco appunto. L'ultimo artista dei panari di Santa Caterina. Madonna, lo dobbiamo preservare. Ce lo dobbiamo e veramente. Dovremmo imparare, dai. Dovremmo imparare, sicuramente. Ricordiamolo il suo nome. Lillo La Monica. Grazie Lillo, grazie, grazie mille. Buon proseguimento. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, bentornata. Grazie, cara. Ti piace quello che hai trovato? Molto, molto, veramente. È vero, hanno fatto una cosa molto bella. Sì. La nostra amica, lo ricordiamo, viene da fuori, vive in Toscana, ma per l'occasione è venuta a visitare il presepe. Brava, ci fa piacere. Grazie. Grazie di essere qui. Buona serata, buon lavoro. Grazie anche a te. Andiamo avanti, andiamo a visitare gli altri stand. Qui vediamo le balle. No, le balle che dicono i politici, ma queste sono balle di fieno.
che nell'antichità non molto lontana, perché si usano ancora oggi. Siete contente? Buonasera a voi. Ma veramente, complimenti per davvero. Ora abbiamo visto poco, però già si vede. Ma già si vede, no? Già si capisce. C'è un percorso guidato, da quello che ho capito, perciò lo faremo insieme sicuramente. Ecco. Questa è la Villa Margherita, come ho detto l'altro giorno. Villa Margherita, sì. E come diceva Rosa Maria, è molto ma molto bella. Enzo, eccoti qua. Allora. Ma sto vedendo che veramente ha fatto bene questo coso. Sì. Abbiamo pure una degustazione di diverse cose. Buonissimo, cioè, dall'uovo sodo al vino, ai ceci. Stai dedicando? Sì, sì, sì. Ah, una cosa molto bella. Comunque, vedi di filmare tutto, che poi... No, sì, noi abbiamo già fatto... Io ho già fatto l'anteprima. L'ho già fatta due, tre giorni. E io l'ho vista l'anteprima. E adesso invece... E adesso quella ufficiale, no? Quella ufficiale, siamo qui apposta, va bene? I zampognari, che sono quelli che veramente... con la loro musica, il loro intervento è molto importante, perché ci ricordano nell'antichità appunto queste figure che accompagnavano la natività di quel periodo. Facciamo il giro naturalmente, perché è il giro obbligatorio, giusto, intanto non si creano ingorghi. Qui abbiamo... Salve, buonasera! Adesso ce lo facciamo dire da loro, così almeno possiamo dialogare. Oh, cosa mangiate? La patata. Cioè, la patata come si usava un tempo, ti ricordi, sotto la cenere? La patata bollita e l'uovo. Oh, che buona! Vediamo, poi che altro c'è? Qui vedo... Questo è il sale. Il sale da mettere sopra le patate. Abbiamo il sale per le uova e le patate. Ah, e qui c'è un pupitillo. Sì. Ciao, buonasera a tutti. Ciao cara, ciao, come va? Sì. No, ma siete belle invece, bellissime i vostri abiti. Siete entrati nella parte. Siete entrati nella parte. Beh, questo stand cosa offre? Uova e patate bollite. Uova e patate bollite, ma che meraviglia! Vediamole. Meravigliose, vediamo. Poi ci abbiamo. Gallina, secondo me. Che cos'è? Galline. Le galline. Le galline, amore, non si vedono. E là ci sono galline. Pure. Oh madonna, quello mi è sfuggito. Qui vediamo altri prodotti. Ma tutto dal vero naturalmente, non c'è niente di finto. Ci sono le carote. La famosa congolina. La congolina, arrivo! Arrivo, ecco ragazzi, buonasera a tutti, ciao, ciao, cosa vediamo adesso? La famosa cunculina, però questa è funzionante, è accesa, ma vi posso dire che scalda, io sento il calore a distanza. Sì, sì, si sente. Si sente, nonostante che io non sia proprio, diciamo, che non sia, buonasera. Che non sono vicinissima, però mi ricorda tanto, mi ricorda i miei genitori, la mia famiglia, vabbè, non lo voglio dire. Volete dire i vostri nomi? Giovanni Trubia. Amore. Tu? Mattia Lazzar. Oh, vi conosco tutti. Ciao. Alessio Livecchi. Che vi piace? Sì. Veramente. Oh, che carino. E invece, carissima, allora, questo stand... praticamente preparato... le uova. Intanto ricordiamo ai nostri amici il tuo nome. Monia, io sono Monia Di Meo. Oh, perfetto. E avete preparato le uova sode. Le uova sode. Guardate che ben di Dio che c'è qua. Uova sode. Realizzati anche questi i cupiteggio. Cupiteggio, sì. Cupiteggio. Classico cupiteggio. Quanto mi piace il cupiteggio. Guardatelo, carissimi amici. E qui viene appunto messo o la patata o l'uovo, vero? Sì, ma no, mettiamo entrambi, mettiamo. Ah, mettete una patata o un uovo? E una patata. Vediamolo. Ma che carino! Poi sono a disposizione i nostri ospiti, ovviamente. E certo, man mano che loro passano possono prenderlo, va bene? Sì, anche per te, ovviamente. Sì, grazie mille, io verrò sicuramente. Dimmi, chi mi chiama? Ma riprende qua che stiamo lavorando. No, sto facendo il giro.
Ma ti pare che non ti riprendo, tesoro? Io vedo anche le fave lì, vero? E qui dietro c'è un letto, come era una volta. Ma che bello! Allora, eccomi qua, cara. Ci vuoi dire appunto cosa stai facendo? Io sto... lavoro ai ferri. Adriana, ricordiamo che Adriana, si chiama... Sì. Adriana, sta facendo un lavoro... ai ferri. Eh? Faccio un... Va bene, insomma, una cosa che serve per coprire il capo, il collo. Ma abbiamo qui il piccolo? Piccolo amore, che già oggi è moscetto, non è da lui. Tesorino, invece qui cosa vediamo? Un ricamo. Un ricamo fatto a? Uova. Sì. Al lago. Con un piccolo arnese? No, che cos'è? A filo e ago. Ah, filo e ago e basta. È disegnato qua. Ah, adesso abbiamo capito. Ok. C'è un disegno e andrà tutto ricoperto. Benissimo. Invece te? Io ciao. Sto facendo... Una catinella. Oh, ma siete tutti bravi qua, incredibile. Ma che brave. Ottimo lavoro, intanto mi sono scaldata un po', ti dirò che non mi dispiace, finalmente con la cunculina che ha avuto la sua funzione, ottimo, mi sono scaldata bene, guardate qua, questa è vera, il fuoco è vero, incredibile. Allora, qui vediamo altre cose, tutte appese, naturalmente, come ho detto prima, sono tutti prodotti veri. Le fave secche. Mettiamoci a favore di luce, ecco, vedete? Si vedono le patate. No, le fave, scusate. Grazie mille. Il viaggio prosegue. Andiamo a visitare oltre. Riprendiamolo. Ecco qua. Questo stand è stato interamente finanziato dalla WOST, che è un'azienda locale. Inquadriamo bene così se qualcuno ha necessità può benissimo contattare. Giusto? Questo è lo scopo. Piccole le galline, amore. Dentro la gabbietta, che tenerezza. Vediamo che ci sono tantissime persone. Quanto mi fa piacere. Sono venuti in tanti a visitarlo. È bello questo percorso. Mi piace moltissimo. Mi sento immersa nel periodo appunto di 2000 anni fa. Ditemi se le inquadrature vanno bene. Perché c'è buio qua dentro, naturalmente la luce di cui disponiamo sono queste piccole fiaccole e non so adesso se con il telefonino rende l'immagine. Magari alcune scene, alcune inquadrature saranno buie. Buonasera. Salve. E qui invece vedo che, come si dice a Roma, si mangia. Sì, certo. Allora qual è il problema? Giusto, siamo venuti apposta anche per quello. Andiamo a vedere cosa si mangia. Qui si mangia. Qui abbiamo lo stand del ristoro. Come potete vedere, carissimi amici, se venite, c'è anche il ristoro. Cosa può fare qui? Cosa mangiate di buono? Buonissima, la ricotta calda. La ricotta calda, che meraviglia, vediamola. Appena fatta qui. Oh, andiamo a vedere allora. Stanno giustamente mangiando, non mi posso avvicinare più di tanto, eh? E comunque ci sono tantissime cose, formaggi, ricotte, insomma buonissimo.
Ciao, ciao, ciao. Andiamo a visitare l'altro stand che è meno affollato, perché dove si mangia naturalmente c'è sempre più gente, però sappiate che se venite ci sono tante cose, come abbiamo visto anche prima, dalle patate alle uova. Ciao Fabio, ciao, cosa mangi? Ceci. Ah, buono, il mio piatto preferito, i legumi. Qua. Eh? Vanno qua. Però adesso io non posso prendere nulla perché... Sta registrando e poi manda il video. Appunto, le mani mi servono libere. Buon appetito. Grazie. Ciao Nenetta. Buonasera. Ciao. Buonasera. Qui vediamo il pane. Qua c'è il pane, la cesta col pane, i legumi e tutto. Vediamo. L'organizzazione, sì. Sì, ma che meraviglia. Un po' di zucchine, Caterina, un po' di legumi. Ma che meraviglia. Sono buonissime. No, lo so, lo so. Vediamo il pentolone. Guardiamo. Ma che brave. Ottimo lavoro. Carissimi amici, sappiate che se venite potete deliziare di tutte queste cose, dai legumi al pane fresco fatto in casa. Vedete? Ok, lì abbiamo il pentolone invece, possiamo vederlo? Vediamo, mamma che meraviglia! Complimenti a tutte, complimenti, complimenti. Grazie. Io pure vedi, sono le mani occupate. E invece qui andiamo a vedere la nostra amica che sta svolgendo un lavoro antichissimo. Ciao! Che brava che sei, eh! Uno dei lavori più antichi che hanno svolto le nostre mamme, le nostre nonne. Il sapone di una volta. Il sapone di massica di una volta. Me lo ricordo perfettamente. Ti posso dire che forse tutto sommato lava meglio quello che i detersivi di oggi, eh? Vero o no? Eh? E poi naturalmente qui abbiamo dove stendere i panni, la nostra amica ha lavato e ha steso i panni, guardate che bello che è, ma una cosa proprio vera, è un presepe vivente, guardate, stendono i panni, si mangia, si cucina, c'è proprio tutta l'attività, tutta... veramente bello. Buonasera, qui abbiamo il salotto invece. Qui abbiamo il salottino. Per le stanghe o che non possono stare all'interno. Ti dirò che io la stampella l'ho lasciata perché per fare questo non potevo camminare. Certo. Però ho necessità. Io pure. Spero che non di farcela fino alla fine. Ma questo è un salotto bellissimo, antico. Il nostro salotto. L'ho già visitato l'altro giorno, ho detto questo è un salotto meglio di Ikea, no? È vero? Guardate. Così i nostri amici quando vengono. Caldo d'inverno e fresco d'estate. Vero? Le persone possono deliziarsi, mangiare. Abbiamo visualizzazione di fuori che Santa Caterina. Sì. Sì. Ma tu mi stai io la faccio più. Che comparsa fatto? Ma la comparsa. Ma la comparsa. Addirittura, complimenti. Attenda dietro. Ah, per quello l'ho fatto. Allora, dicevo che questo divano è comodo. Comodissimo. Lo possiamo attuare anche nelle piazze qui dove. Sì, sì. Buon proseguimento, buon appetito. Ho mangiato questo perché il signore mi aiuta a trattare tutte quelle che fanno. Brava, hai fatto bene. Voglio questo perché io ho avuto tante cose bene perché ho mangiato un verbo, signore. Hai fatto bene. Mi ha fatto delle verità, tutte quelle che tiene. Certo. Ho mangiato che sì, mi dà una forza di stare bene. Brava, mangia con gusto. Anche a lei. Grazie. Tutte cose. Grazie. Sulla famiglia anche a me. Ti auguro una buona salute. Grazie. E buone feste. Allora, proseguiamo il nostro viaggio. Come abbiamo notato, è veramente un presepe vivente. Qui si mangia ancora, naturalmente. Buon appetito. Grazie.
Si mangia. Buonissime veramente. Complimenti, questi sono buono. I ceci fatti sì. dalle nostre amiche, sì. vero? Sì, sì. Ma io direi che possiamo invitare appunto a venire a visitare il presepe, perché oltre alla bellezza si mangia. Vero? Però la bellezza ci sono, bello, carino. Diciamo che ci sono tutte e due le cose. Uh-huh. Il gattino sta bene, bellissimo, bene. Bene. Okay. Vuoi qualcuno? No, sa quanti ne ho io? Lo so, per questo dicevo. E noi ne abbiamo tantissimi. Io pure. Una decina ne abbiamo. Io sono vicino a voi. Sono vicino a voi, pure io. Tutti quelli che nascono presto. Però io non ho il giardino come voi. È il problema, sì. Però io sono un amante degli animali, che devo fare? Ecco, grazie, facciamo passare mille. Anche il nostro amico. Complimenti e buon proseguimento. Grazie. Che, okay. Che cos'è? È il mio orecchino. Grazie. Ah, tu, addirittura. Che vista, ho perso un orecchino. Gentilmente non l'ha ritrovato. Vabbè, non ha... Grazie. Ma manca forse quello dietro, no? No, c'è, ah. Vedi, forse non l'ho messo bene. Grazie. Bello. Ciao, grazie mille. Guardate quanta gente che c'è, che bello. Guardate che bello che è. Poi vi dirò che questa penombra a me piace moltissimo, rende ancora più fascinoso il periodo, l'ambiente. E qui troviamo un altro stand. E qui cosa troviamo? Buonasera. Buonasera. Ma che bello, pure qui c'era il pane. Olio. Pane conciato. Il pane conciato, vero? No. Pane conciato. Pane con l'olio. Pane con l'olio, buonissimo. Aspetta, dobbiamo staccare questo. Guardiamo anche questo stand, ma dietro vedo c'è tutta la preparazione, quindi anzi dai ancora per l'amore dei bimbi, guardate qua. Cristina ve lo voglio. Cristina che bambini hanno. Ok, proseguiamo. Adesso facciamo il giro. Ciao, come stai? Come va? Tutto bene? Tutto a posto, niente in ordine. Allora, possiamo dire anche ad altri amici che hanno le stesse problematiche come il nostro amico Salvatore, possono venire direttamente perché non ci sono problemi, possono entrare direttamente sia che con le carrozzine oppure con i motorini per le problematiche di cui vediamo. Va bene, l'abbiamo fatto vedere così chi vuole venire E magari può entrare. Può entrare, lo possiamo dire. Sì, sì, ok, sì. Va no, bene. È buono per entrare qua dentro. Perfetto, così non restano esclusi, possono visitarlo anche sì, loro. Sì. Ecco. Ci sono persone che stanno a casa e che non possono uscire, possono venire. Possono venire, perciò sì, invitiamo sì. tutti anche coloro che hanno problemi di salute importante. Certo, va certo. bene. Posso giurare io che si può entrare. Si può entrare, perfetto. Io già ho fatto tutto il giro. Ecco, hai guidato, vedete, perciò possono benissimo farlo anche questo altri. Questo si può fare anche a carrozzina e va bene. E va bene, sì. Perfetto, perciò possono venire tranquillamente. Certo. Grazie carissimo, buona serata. Grazie a lei. Ciao. Allora, si prosegue, da dove... No, qui il percorso è guidato. Ah, si passa di qua, credo. Sì. Andiamo, qui abbiamo un altro stand, andiamo a visitare. Buonasera. Buonasera. Qui cosa troviamo? Osteria. Osteria, sì. Benissimo. Vogliamo fare un'inquadratura anche qui? Certamente. Come va? Tutto bene? Tutto bene. Siete contenti del lavoro che avete fatto? Felicissimi. Grande lavoro. Grazie. Grazie. Come va? Bene, bene. Mi fa piacere. Fa piacere. E questa osteria mi ricorda proprio quelle antiche che c'erano una volta. Oggi non ci sono più, però come possiamo vedere dalle immagini, vedete, ci sono le botti proprio quelle antiche dove veniva servito il vino. E il quartino, una volta si usavano i quartini, non so, non le bottiglie intere, ma veniva versato con i brocche. Con le brocche, tipo questa. Sì, aspettiamo. Un esempio di brocca. La brocca, sì, sì. Oppure c'era quel quartino di vetro, io mi ricordo.
ma è una cosa molto, può darsi che mi sbaglio, magari i miei ricordi non sono tanto giusti. Vabbè, più o meno è così. Si tratta di un quartino come di un quartino com'era, sì. E anche questo fa parte appunto dell'ambientazione del quel periodo dell'antichità, sì. Ogni cosa ci richiama appunto al periodo biblico. Grazie mille, grazie, grazie, grazie. Qui abbiamo anche di bollette. Ma che meraviglia! Buonissimi anche questi. Ciao, buonasera a tutti. Come va? Si mangiano i ceci? Com'è? Vanno o no? Vabbè, almeno un cecio, non ho potuto prendere nulla io perché ho le mani impegnate, non posso fare. Grazie, un cupitillo, facciamolo vedere. Grazie, buon proseguimento. Eccoci. Oh, che meraviglia, guardate qui. Qui abbiamo veramente la mucca, perché questa è la natività, ragazzi. Qui abbiamo la natività. Adesso entriamo, piano piano andiamo a visitare. Ma non si può entrare. Non si può entrare. Io devo entrare. Che meraviglia. Ecco, questa è la natività, guardate che bello che è. Giuseppe, buonasera, ciao, ciao, ciao. Ma che meraviglia, mi è concesso entrare? No, no. Purtroppo per gli animali. È pericoloso? Ah no, allora no, per carità, non riesco. No, 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 per carità, perché non vorrei che magari... Un giro di qua. Che sì. C'è le lavandaie e poi ti puoi mettere anche di qua che ti viene meglio. Sì, forse sì. Però devi girare. Devo girare. Andiamo. È un percorso obbligato. Sì, ho visto. Dai, facciamo il giro. Ah, ma in questo è il reparto dove appunto c'erano le donne che lavavano, vedete? Facciamo il percorso anche noi. Qui si lava, si stende. Qui si lava e si stende. Buonasera, complimenti per il lavoro. Vedete? E qui una volta si lavava così, magari molti non si ricordano, però le nostre mamme lavavano i panni in questo modo, vedete? Si lava, appunto. Che è più dura la vita. Molto più dura e faticoso. Molto faticoso, vedete? Anche molto più germina, no, assolutamente sapone di Marsiglia come si usava una volta, come abbiamo detto prima, questo appunto è il reparto. Ciao, ciao, buonasera. Buonasera. Come va? Com'è, che giornale siamo? Ecco, TG5. No, Telermosa. Telermosa. Ah, no, benissimo. Ma noi qua laviamo e stiliamo. Li facciamo vedere. Si lava? Li facciamo vedere il ferro a carbone. La c'è Cristina che lava. C'è Cristina che lava. Ecco. La si lava, sì, la si stende. Meraviglioso, come si usava una volta? Siamo organizzate. Ma bene, ben organizzate, ottimo. Grazie. Lavoro. Alle nostre amiche che hanno svolto veramente un grande lavoro. Sì, veramente, bellissimo, tutte, veramente, veramente. Mi piace questa atmosfera natalizia. Ci voleva! Ci voleva! No, ci voleva. È morto completamente. Ci voleva veramente, meraviglioso. Sì, sì, sì. Grazie e prego. Buon proseguimento. Grazie, grazie. Ciao cara, ciao. Adesso ultima postazione, c'è la... Ah, ma qui abbiamo l'asinello, vedete? Guardate, che amore! Sì.
sì, ci sono anche gli animali, quelli veri, non sono finti, eh. È stato realizzato tutto dal vivo. Ecco, vedete, ci sono anche le pecorelle, c'è il recinto con le pecorelle. Provo ad avvicinarmi. Vedete? Guardate che bello che è. E qui appunto abbiamo... Oh. Qui c'è la natività, guardate che meraviglia. C'è il bue e l'asinello. Non so se riuscite a vederlo. Dai, che poi torniamo di qua, dai. Si vede. Dobbiamo fare il giro. Naturalmente è meglio non avvicinarsi perché gli animali si possono spaventare. Oddio! Vedete che c'è pure l'asinello. Ho toccato qualcosa. Dai, che vediamo altre cose e torniamo là. Torniamo dall'altra parte. Dai, venite. Ora arriviamo là. Ma che bravi, complimenti. Venite da dove voi? Dalle Madonie. Dalle Madonie, io lo sapevo già perché mi pare un'altra volta ci siamo conosciuti. Sì, qualche anno fa. Eh? Vero? Sì, sì. In piazza? In piazza, esatto. Bravi! Vedete che memoria che ho, complimenti. Come state? A posto, tutto bene. Mi fa piacere, grazie per essere venuti. Grazie a voi. Grazie a voi. E da voi ci sono altri presepi? Sì, nelle Alte Madonie c'è il presepio vivente di Ganci. Ganci? Che è un presepio che ha delle visite eccezionali. Immagino, perché ha un circuito internazionale. Sì, ormai da diversi anni. Sì. Vero, il circuito internazionale giustamente. Poi abbiamo suonato pure nel presepio di Resuttano. Sì. E questo di Valle d'Olmo. Valle, no, Valle di Santa Caterina. Di Santa Caterina. Valle d'Olmo pure. Sì. C'è anche a Valle d'Olmo. Sì. Complimenti, perché anche per voi, voglio dire, vi dovete spostare, andate dappertutto, no? Sì, tutti, sì, abbiamo, questi presepi. Siamo, no? Invitati, quindi non ci tiriamo indietro. Benissimo, mi fate un piccolo accenno solo per... Certo. Dai, perché non ho avuto modo di inquadrarvi bene prima, eh? Così chiudiamo la nostra diretta con voi.
grazie, è stato bellissimo, grazie, grazie mille, a voi, grazie, a voi. Grazie, buon proseguimento. Grazie. Allora, mi stanno dicendo che io ho bypassato uno stand, qual è, scusami Ilaria, i Casari, non lo fai vedere, no, io i Casari sono andata, ma credo c'era una folla incredibile, c'era molta gente che giustamente faceva gli assaggi, sono già venuta mi pare, è quella dei formaggi della ricotta, giusto? I Casari, ok, va bene. Io posso anche ritornare indietro per farlo vedere, ma è quello lì della ricotta? Dove c'è la ricotta, Ilaria? Sono già venuta. Sono già venuta, ma era pieno di gente e giustamente mi sembrava di essere inopportuna. C'era un momento di calca, però sono venuta. Vediamo se ora... No, vedo lo stand sempre molto affollato. Però ti garantisco che nel video lo puoi vedere, che sono già venuta. Credo di averli visitati quasi tutti. Però se qualcosa mi è sfuggito, ricordatemelo. Grazie, bellissima immagine. Tutte e due, bello, bello, bello. La natività è molto bella. Ecco, poi i zampognari ci hanno deliziato, hanno accompagnato appunto questo nostro percorso. Io direi che possiamo anche concludere, vorrei concludere proprio con l'immagine della Natività, è quello di cui diciamo tutto il mondo festeggia appunto il 25, la cosa più importante, va bene? Quello che ci richiama a Dio, a Gesù Cristo e a tutto quello che poi ne consegue dopo. No, sono sempre così. Poverito, sta con un mattone. No, ma sta così per tutta la serata. Tutta la serata sta così. Sto mettendo così per farci la foto, Caterina. Grazie Ilaria, grazie mille. Grazie. Volevo dire, non so se riuscite a vederlo, ma c'è l'asinello, il bue e l'asinello. Sono veramente animali veri, non sono finti. E laggiù abbiamo, come potete vedere, le pecorelle. Facciamo una piccola inquadratura. Guardate, tutto vero. Bellissimo. E il presepe vivente, è vero, perché sennò che senso ha? Appunto. Non è come quello che facciamo noi a casa con i pupazzetti di ceramica, finti. Questo è veramente vero, bellissimo, che ci fa vivere una grande emozione. Grande. Ciao Maria, ciao. Che meraviglia. Direi che è ben riuscito. Ah, ecco, facciamo l'ultima inquadratura, dai, che bello che è. I zampognari sono entrati. Ecco, questa mi mancava.
Complimenti, siete bravissimi, grazie, grazie, grazie. L'atmosfera la rendono... Eh certo, questo è un classico che ci fa veramente vivere come era a quei tempi l'atmosfera. I zampognari sono... Sì, l'ho visto, l'ho già visto. C'è la mucca e l'asinello. L'asinello è là dietro. Guarda che bello che è. Bellissimo, è bellissimo. Ciao Tina, la nostra amica che è collegata. Guarda che meraviglia. Tina, lo puoi vedere tutto intero. Io ho fatto il giro di tutti gli stand, perciò se qualcosa ancora non l'hai visto, basta guardare il video per intero. Abbiamo ripreso tutti, abbiamo dato merito a tutti. Ecco, abbiamo vissuto una grande emozione tutti insieme. È la prima volta che Santa Caterina debutta con Presepe Vivente. Io direi che l'evento è riuscitissimo, ha avuto un grande riscontro, un grande successo. I ragazzi sono stati veramente bravi, dal primo all'ultimo. Direi che ci possiamo a questo punto salutare. Io chiudo naturalmente questa nostra diretta con questa bellissima immagine, la Natività, che è la cosa più importante, la più bella in assoluto. E cosa dirvi? Vi auguro buone feste a tutti voi, ai vostri cari, e buona salute. Del resto non ne abbiamo bisogno solo di questo. Un caloroso abbraccio a tutti voi. E come abbiamo battezzato questa sera, abbiamo detto che Telermosa chiude le immagini con questa bellissima visione. Grazie a tutti e buon proseguimento. Ah, ho dimenticato, saluto sempre gli amici che vivono fuori, naturalmente siete tutti qui con noi, grazie. Ciao Alessandra, ciao da Roma, grazie, grazie mille. Tutti gli amici che vivono fuori, che vivono all'estero, che ci seguono sempre. Un buon Natale a tutti voi, grazie dalla vostra Caterina.